avremmo potuto capitalizzare ancora di più. Qualcosina abbiamo rischiato anche dietro, perché comunque lo Spezia è una squadra che ha saputo mostrare un buon calcio con delle idee ben precise, ci ha attaccato a volte in profondità. Direi che però abbiamo tutto sommato retto bene, adesso siamo attenti perché comunque dobbiamo giocare ancora 45 minuti, è vero tutto quello che possiamo dire, che sono rimasti in 10, che siamo 3-0, però adesso è importante mantenere l'applicazione, quella che ci ha messo ieri sera la prima squadra. Ecco, infatti stavo dicendo, questo bel momento del Milan che insomma segue dopo l'affermazione davvero straordinaria contro il Barcellona in Champions League. Sono arrivati, Filippo, anche gli altri risultati dagli altri campi dove si sta giocando. Dunque ad Agliana, no Anderlecht, un altro bel quarto di finale, comincerà alle ore 17, sempre con un'anteprima 16.55, sempre qui su Rai Sport 2. Allora, Galli, una cosa importante: il Milan non accedeva alla Viareggio Cup ai quarti di finale dal 2001, che è stato anche l'ultimo anno che avete vinto la manifestazione. Con Tassotti allenatore. Esatto, con Tassotti allenatore. Milan, che ricordiamo insieme a Fiorentina e Juventus, sono le tre squadre che hanno vinto di più 8 volte in questa Viareggio Cup. Per onorare la manifestazione, lo stiamo facendo direi in maniera egregia. Siamo contenti soprattutto per i ragazzi che stanno mostrando tutto il loro valore, alcune individualità su cui ovviamente anche il mister Allegri ha già messo gli occhi, e lavoriamo in questa direzione. Credo che sia importante in un momento del calcio così particolare. Ecco, una domanda, intanto vedo anche il collega Fabio Massimo Splendore del Corriere dello Sport. Bentornato. Sì. Splendore, uno, diciamo così, durante la partita invece di tre, il fatto che non ci sono più i supplementari ma soltanto in caso di finale, il problema economico quindi ha portato le squadre a spendere meno all'estero per giocatori, diciamo così, tra virgolette giovani, e quelli bravi bravi. Giocatore del Milan, adesso arriva anche il quinto, direttamente Franco ha provato la battuta a giro, riesce a superare l'avversario, poi lo scatto da parte ancora del Milan, la battuta di Ferretti, il Berovic si è girato benissimo, il lancio per Tabiolati, bella l'azione, Petagna, palla per linee centrali, ora Cristante accelera, vuole il destro, c'è Maran in due tempi, poi ancora il Milan con De Feo, rimessa dal fallo, ecco la conclusione di Cristante, è arrivato Prosenic, qui voleva il fischio che si diceva di uno che comunque ha delle idee chiare rispetto a quanto vuole fare con il Milan. Qui il tiro di De Feo. Grazie a te. Attenzione allo Spezia con Dilberovic, si lamenta per un contatto Dilberovic, l'arbitro però fa proseguire. Ecco che rivediamo subito, erano forse più fallo da problemi burocratici di tesseramento. Intanto Piccinò che ha recuperato un buon pallone dentro, Prosenic ha provato a far tirare i compagni qui. Cato per oggi. Attenzione qui intanto. Ingenuità difensive. Hamas. Ancora il Berovic. Palla dentro. Cucurnia. Il giocatore è molto bravo Milan, che non perde una gara del torneo di Viareggio dal 9 febbraio 2012, quando perse 4-0. Il calcio di rinvio è proprio di Narduzzo e dunque finisce così. Il Parma che ha vinto la sua gara con la Juve Stabia 3-1, la prima semifinale è Milan.